Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con le ali del bruco. Mio primo appuntamento del 2024 e che rischiava di essere anche l'ultimo. No, tranquilla, Alessia, ce la Pare. facciamo, ce la facciamo. Siccome appunto correvamo questo rischio grazie alla mia grande affinità con la tecnologia, come Francesco sa benissimo, allora mi sono premurata di invitare un ospite particolarmente importante. Importante sia per i contenuti che porta, che in parte sono inediti in Italia, e in parte per le sue conoscenze e per l'esperienza che supporta queste conoscenze. Lui è un giornalista di lungo corso tra Italia e Stati Uniti, ha una formazione come filosofo, perfezionata in Germania e con un'attenzione particolare alle filosofie orientali. E a un certo punto della sua vita ha fatto un incontro importantissimo con Massimo Scaligero, da lì è diventato un ricercatore spirituale nell'ambito dell'antroposofia. In questo momento si sta dando molto da fare per portare a conoscenza dei contenuti che sono importanti e concreti per quello che è il futuro della nostra umanità. Diamo quindi il benvenuto a Piero Cammerinesi. Grazie a voi, buonasera a tutti, ascoltatori, spettatori e soprattutto grazie per l'invito e per questa presentazione mirabolante di cui non sono Ma assolutamente degno. ho saltato un sacco di informazioni, non ho detto che sei un traduttore, che Pensate. sei un editore, che hai fatto un film che io peraltro ho visto, prima di conoscerti ho visto il tuo film, quindi è Ok. stato una via per conoscerti. Allora, cominciamo subito. Francesco, No, iniziamo e niente, subito. io volevo appunto ringraziarlo nuovamente per questa disponibilità e questa opportunità che ci ha dato di essere presente sul nostro format per imparare, insomma, qualcosa in più, conoscere qualcosa in più. A voi. Anche perché nell'ambito Grazie. dell'antroposofia sappiamo che non ci sono poi così tante persone che hanno una conoscenza così approfondita, perché la materia è veramente densa, importante e diciamo non è per tutti, quindi molti ne parlano però con una certa superficialità, diciamo. Questo non è il caso assolutamente del nostro ospite di questa sera. Bisogna Allora. anche dire che spesso avere una conoscenza approfondita dell'antroposofia non fa di te un antroposofo o non fa di te un reale ricercatore spirituale, perché il grande rischio dell'antroposofia, come di altre correnti spirituali, è quello di lavorare soltanto sul piano intellettuale. La scienza dello spirito è qualcosa che deve essere vissuta come esperienza, deve trasformare completamente la vita. Quindi il fatto di avere conoscenze approfondite e poi non essere in grado di portare queste conoscenze nella trasformazione della propria vita fino al minuto in cui appunto ti trovi insieme ad altri o lavi i piatti o fai qualcosa con il tuo gatto. E questo è un limite fondamentale, quindi spesso e volentieri essere molto molto approfondito Guarda, nell'antroposofia è un grosso rischio, by the way. concordiamo in pieno con questa tua visione e infatti ti abbiamo chiamato proprio per questo, perché sei una persona che ha un'esperienza e porta concretamente dei contenuti che hanno un valore appunto pratico. Il tuo essere giornalista ha un po' a che fare con questo, perché tu, essendo giornalista e contemporaneamente ricercatore spirituale, hai questa doppia visione, cioè hai un'attenzione a quello che succede concretamente da un punto di vista terreno, diciamo, ma hai anche un occhio di riguardo per quello che è il dietro le quinte, per quello che è il mondo delle cause. Allora, partiamo subito con questa domanda. Tu che cosa vedi in questo momento? I tuoi occhi che cosa vedono in questo momento, al di là di quella che è la superficie e l'apparenza delle cose? E come questo ha a che fare con quelle che sono state diciamo, le visioni di Steiner? Allora, vorrei fare una premessa che è veramente fondamentale. Me l'hai Me l'hai servita, mi servita hai servito sul sul piatto piatto d'argento, d'argento, quindi quindi sono molto molto felice di felice di poterla poterla fare e di fare, di poter poter sottolineare sottolineare questo questo punto, punto, che che secondo me è secondo un me è punto un punto fondamentale da cui poi nasce tutto quello che ci diremo
nel corso dell'incontro. Noi ci troviamo, anche per quello che riguarda la maggior parte delle persone che hanno interesse, che si occupano in qualche modo del tempo presente, dell'ora presente, chiamiamola così, ci troviamo di fronte a una dicotomia molto netta. Vale a dire che ci sono miei colleghi giornalisti, amici, che io stimo anche moltissimo, che si occupano del piano geopolitico e se ne occupano in maniera straordinariamente professionale, approfondita e colgono anche dei notevoli punti di rilevanza di certi fatti. Per converso ci sono altre persone, anche queste persone amiche con cui ho dei collegamenti e che stimo molto, che si occupano esclusivamente dell'aspetto spirituale. E questo per me è un grosso, secondo me è un grossissimo limite, nel senso che non si potrà mai avere una visione totale, la famosa big picture, se uno non collega queste due realtà, cioè la realtà del mondo esteriore, della storia esteriore, e la realtà di ciò che c'è dietro la storia esteriore, vale a dire il mondo delle cause, vale a dire il mondo spirituale. Ora, noi viviamo in entrambi questi mondi, con il nostro corpo, con la nostra vita esteriore, viviamo ovviamente nel mondo della materia. Ci rendiamo conto di quello che accade nel mondo, leggiamo i giornali, la televisione e quant'altro, e abbiamo una serie di immagini, una serie di conoscenze. Ma queste conoscenze noi le assumiamo tramite qualcosa che non è materiale, ma che è squisitamente spirituale, vale a dire il pensiero. Il pensiero non è qualcosa di materiale. Quindi noi siamo cittadini di due mondi. Pretendiamo di poter vedere attraverso questa visione, che purtroppo è una visione che potremmo definire estremamente materialista, crediamo di poter interpretare, conoscere gli avvenimenti soltanto basandoci sugli eventi esteriori. E così non è. E questo ce lo può dire anche un semplicissimo esempio. Qualsiasi evento della nostra vita, e quindi vale lo stesso anche per la vita dell'umanità, è qualcosa che nasce dal pensare. Cioè, io sostanzialmente penso di fare una scelta nella mia vita, sento che questa scelta è positiva e quindi faccio una certa azione. Questa azione crea delle conseguenze. Quindi la mia vita si ritrova una serie di conseguenze che potremmo chiamare sulla lunga distanza anche conseguenze karmiche, ma anche conseguenze semplici, normali, nel senso che se vado in giro sotto la pioggia a 3 gradi è molto facile che mi prenda una broncopolmonite. Quindi è ovvio che io, dopo aver pensato una certa cosa, mi incontro con le conseguenze. Questo vale anche per la storia umana, anche per la storia della Terra. Con la differenza che mentre per quanto riguarda la mia vita io posso risalire alle cause di certi eventi, nella storia, chiamiamola così, geopolitica, non lo posso fare facilmente, perché mi mancano l'equivalente dei miei pensieri. Cioè i pensieri che sono alla base di determinati avvenimenti, determinate condizioni che si verificano sul piano storico, mi mancano perché non li ho pensati io. Quindi noi siamo condannati normalmente in questo caso ad avere una visione parziale degli avvenimenti. Ne vediamo soltanto una parte. È come se pretendessimo di vedere in un uomo soltanto il suo corpo che cammina, senza considerare chi c'è dietro questo essere. Questa è la stessa cosa che vale per la storia. Quindi
Dall'altra parte abbiamo la visione, anch'essa secondo me limitata, di persone che seguono una via spirituale e che sostanzialmente, adesso lo dico in maniera molto, molto superficiale, molto semplice, dicono: beh, tanto tutto va come deve andare. Io sto nel mio percorso spirituale, devo in qualche modo evolvere me stesso. Questo evolvere me stesso ovviamente fa evolvere anche gli altri. Sto nella mia stanza a meditare e non mi interesso di quello che accade, perché sostanzialmente non posso farci niente, o posso farci molto poco. Ma il punto fondamentale che non viene considerato in questo discorso è che la conoscenza di quanto accade, per quanto uno possa giungere a una conoscenza approfondita, precisa, è un momento fondamentale della propria evoluzione. Il fatto di occuparsi a fondo di ciò che accade nel mondo è un qualcosa che fa parte non solo della propria evoluzione personale, ma anche dell'evoluzione del mondo e quindi della storia. Sostanzialmente noi viviamo nella cronaca, non siamo in grado di vivere nella storia. Se noi leggiamo il De Bello Gallico, è facile comprendere gli avvenimenti della campagna di Gallia, di Cesare e di Vercingetorige, perché oramai la vediamo come qualcosa di compiuto. Ma quando guardiamo la storia del momento, di quello che accade oggi, non siamo in grado di fare questo. E questo è un problema molto grosso, perché se non siamo in grado di avere, non dico nella sua completezza, ma in qualche modo con un certo approfondimento, quello che è la big picture, quello che è il senso dell'ora presente, di quanto accade, noi siamo, non siamo più esseri liberi, siamo degli schiavi, perché possono fare di noi quello che vogliono. Ci possono raccontare qualsiasi barzelletta, qualsiasi follia. E in questi 3 anni di pandemenza l'abbiamo sperimentato, no? Puoi prendere il caffè al bar ma in piedi, no? Lo puoi prendere seduto, se non ti vaccini muori e fai ammalare gli altri. Tutte realtà che non avevano Fino alle nessun 18, dopo alle fondamento. 18 non era più possibile per aggiungere qualche altro insensatezza. Ecco, quindi questa secondo me è una premessa importante, cioè il mio essere, aver fatto il corrispondente anche dagli Stati Uniti e aver fatto il giornalista, mi ha fatto comprendere che era necessario scavare in qualche modo sotto la superficie, negli avvenimenti che mi trovavo di fronte, no? Perché avviene questo e perché avviene quest'altro? Ora, questo lo puoi fare in due modi. Lo puoi fare come oramai purtroppo i miei colleghi della stampa o delle televisioni mainstream fanno, cioè semplicemente leggendo e copiando le veline che gli vengono proposte, perché oramai non c'è la possibilità di dire nulla che sia diverso da quello che è il pensiero unico, no? Il global thinking. Oppure, per converso, dire no, è tutto sbagliato ed essere complottisti fino all'estremo. Quindi, sostanzialmente, anche qui abbiamo due estremi, cioè accettare acriticamente una visione del mondo senza averla verificata e dall'altra parte accettare acriticamente una visione diametralmente opposta, anch'essa senza verificarla. Che cosa può far sì che questi due elementi possano trovare un punto in comune? La conoscenza, la consapevolezza, lo studio, l'approfondimento, sia del piano geopolitico esteriore, sia del piano che sottende questo piano geopolitico. Cioè, quali sono le cause
che muovono diversi popoli, diverse visioni del mondo a scontrarsi. Quali sono gli interessi, no? Gli americani dicono follow the money, segui il denaro, ma possono essercene anche delle altre. Allora ecco che la visione spirituale del mondo ti può dare un contributo notevolissimo, perché all'interno, per esempio, della visione della scienza dello spirito, noi abbiamo avuto un personaggio, appunto, come Rudolf Steiner, che ha raccomandato, senza sosta, alle persone nel corso delle sue conferenze e dei suoi libri, di occuparsi a fondo della realtà esteriore, dicendo addirittura che se questo non avviene, si è corresponsabili di ciò che può avvenire in termini di catastrofi esteriori. Quindi il voltarsi dall'altra parte, il girarsi dall'altra parte, non è un segno di spiritualismo, è un segno semplicemente di viltà, di non voler prendere posizione, approfondire le cose e quindi portare questa conoscenza, che avviene su un piano spirituale, perché avviene su un piano di pensiero, anche nel momento in cui nella Terra, sulla Terra, viviamo in un momento di estrema oscurità, perché stiamo vivendo in un momento di estrema oscurità. Stiamo vivendo un momento fondamentale di transizione, nel senso che dico spesso che quando Marie e Jean correvano insieme a tutta la folla con le torce a dar fuoco alla Bastiglia, non erano consapevoli che stavano facendo la rivoluzione francese. Lo sono stati probabilmente molto tempo dopo. Quindi loro vivevano l'attimo, la cronaca. Non erano in grado di comprendere cosa stavano facendo e cosa sarebbe avvenuto a causa di certe azioni. Ecco, alla persona, al ricercatore spirituale, alla persona che segue una via spirituale, questo è qualcosa di, per la persona è qualcosa di fondamentale, qualcosa che ha un'importanza colossale per sé e per gli altri. Quindi questa conoscenza, la capacità di poter intuire qual è la storia dietro la cronaca, è ciò che noi dobbiamo fare, è il nostro compito. E se non lo facciamo noi, chi lo fa? Se non lo fa qualcuno che può avere la capacità di cogliere delle immagini, delle intuizioni, delle ispirazioni rispetto a ciò che osserva nel mondo. E chi lo fa? Soltanto quelli che vedono una serie di avvenimenti? Cioè, se io vedo anche nella mia giornata, no? Se io vedessi una serie di atti e di parole, di incontri che faccio senza comprendere che tutti questi atti, pensieri e parole sono correlati, perché ho deciso di scendere, prendere la macchina, andare da un amico, discutere di una cosa, poi andare, a farmi una passeggiata, poi incontrare tutto questo. Se lo vedessi senza correlarli come causa effetto, sarebbero delle immagini scollegate, che non mi direbbero niente della mia giornata e della mia vita. Questa è la stessa cosa per la storia. Se io vedo una serie di immagini correlate, sono come dei frame di un film. Non mi dicono la trama del film, sono semplicemente degli screenshot. Ok? Ecco, quindi questa è la prima cosa che vorrei dire che mi sta molto a cuore perché è una questione di metodo, è una questione di comprendere che noi dobbiamo, noi come persone che seguono anche una via spirituale, dobbiamo sporcarci le mani, no? Con la realtà.
nel senso rimboccarci le maniche ed entrare in questa realtà per poter coglierne degli elementi fondamentali, archetipici, di transizione, come quella che sta avvenendo. Noi stiamo vivendo in questo momento, in questa fase storica, l'equivalente di quella che è stata la Rivoluzione francese. Forse qualcosa di più, probabilmente qualcosa di più. Nel senso che la Rivoluzione francese, noi sappiamo che ha cambiato sostanzialmente il mondo, ma Jeanne e Marie non lo sapevano. Noi possiamo saperlo, possiamo capire oggi che questa transizione è qualcosa di radicale, è qualcosa per cui il mondo non sarà più lo stesso. Però dobbiamo chiederci cosa ci sarà dopo e soprattutto cosa possiamo fare noi. Scusami, tu adesso hai citato la Rivoluzione francese. Io proprio poco prima di iniziare la trasmissione stavo sentendo un contributo di un'astrologa molto brava che parlava proprio del fatto che diciamo, il quadro astrologico di questo momento È riprende simile a quello. Sì, esattamente quello della Rivoluzione francese. chi è questa astrologa? La Spades? No, non la conosco. Non Va la bene, è conosci. esattamente così, perché le congiunzioni astrali di Plutone nell'acquario in questo momento Sono di sono 200 etero. esattamente queste. Bravo, Sì. si verificano dopo 200 e fischi anni, esattamente quando c'era la Rivoluzione francese. Quindi questa è una conferma di qualcosa che molti di noi hanno compreso subito. Io scrissi il primo articolo sul Covid, io e il Covid, che era, mi sembra, il febbraio, ancora prima che venisse dichiarato pandemia dal WHO, dall'OMS. E quindi molti di noi hanno compreso subito che questo era qualcosa, era prima di tutto una gigantesca truffa, ovviamente. Ma era qualcosa che aveva le sue radici, le sue cause su un altro piano, su un livello diverso. E quindi la Rivoluzione francese è la stessa cosa. Anche la Rivoluzione francese aveva ovviamente delle realtà che sottendevano quelli che poi sono stati movimenti apparentemente spontanei, no? Quindi sul piano astrale avvengono determinati allineamenti, diciamo così. Questi allineamenti vengono utilizzati da persone che sanno, da esseri che sanno come dirigere gli avvenimenti storici, secondo dei loro interessi, secondo dei loro obiettivi, no? E quindi in qualche modo questa storia, la storia con la S maiuscola, viene in qualche modo instradata in una certa direzione piuttosto che un'altra. Ora, quello che è iniziato con il 2020, quindi con l'inizio di questa follia generale, che per alcuni follia non è stata, perché era un obiettivo da conseguire e per la maggior parte degli esseri umani è stata una formattazione completa delle menti, e tutto questo non ha le sue radici soltanto sul piano esteriore. Quelle che noi abbiamo materiale. visto sono gli effetti, sono le conseguenze, le cause non le abbiamo viste. Piero, scusami, una domanda perché questo passaggio che hai fatto è particolarmente significativo, almeno a me ha colpito molto. Quindi siamo di fronte oggi come allora ad un gruppo di persone che detiene una conoscenza tale da determinare il corso della storia in maniera funzionale naturalmente ai loro interessi. Quindi la domanda a questo punto è, in base ai tuoi studi, alle tue ricerche, al percorso che hai fatto, è un gruppo, un'elite, qualcuno che si tramanda questo genere di conoscenze, diciamo, per famiglia, per casato, o ci sono persone che in qualche maniera sviluppano una propria tendenza, vocazione, istruzione, formazione per arrivare a quel tipo di conoscenze?
Guarda, entrambe queste cose, Steiner le chiamava le congregazioni occulte, le congregazioni nascoste, i gruppi che in qualche modo modificavano, direzionavano in qualche modo il corso della storia. Ma anche questa è un livello, diciamo così, che pur non essendo particolarmente visibile sul piano esteriore, potrebbe anche essere identificato, no? Nel senso che ci sono dei circoli occulti che in qualche modo determinano la politica degli stati, determinati obiettivi di una nazione. Faccio l'esempio, per esempio, della Prima Guerra Mondiale, di cui lui si occupò a fondo. Lui nei due volumi che sono 173 e 174 dell'Opera Omnia, ha approfondito quelle che sono state le cause della Prima Guerra Mondiale, puntando il dito e analizzando in maniera estremamente accurata quelli che furono nel corso degli anni, cioè dal 1890 fino al 14, quando poi la guerra prese piede, quelle che furono le azioni di questi gruppi occulti che poi determinarono un cambio radicale di politica della Gran Bretagna, dell'impero britannico allora, che fece in modo di modificare completamente le alleanze per poter distruggere la Germania, perché l'obiettivo era quello di distruggere la Germania e di impedire per sempre, forever, il rapporto, la coesione, il legame Germania-Russia, La che è Gerussia. quello che è avvenuto, che è quello che è avvenuto nella Seconda Guerra Mondiale, E quello che che sta quello che sta avvenendo avvenendo adesso. adesso, chiaro, Adesso. chiarissimo. Ok. Quindi quello che disse Steiner all'epoca individuò in queste oscure fratellanze, chiamiamolo così, il movente di quello che poi avvenne nella stampa, perché ci fu Gray che acquistò insieme ad altri dei giornali, la stampa fu completamente acquisita per poter cambiare completamente l'opinione pubblica e poter poi far sì che paesi che precedentemente erano considerati nemici diventassero amici e paesi che erano più o meno amici diventassero nemici. Ma c'è da dire un'altra cosa, che al di sopra di queste fratellanze, di questi gruppi di personaggi, ci sono delle entità spirituali. Ecco perché parlo della necessità di fare un matching, no? Di quelle che sono le realtà che vediamo nel mondo fisico e di quelle che sono nel mondo spirituale. Ci sono delle forze spirituali che si attivano in qualche modo per poter influenzare, in alcuni casi, alcuni uomini, possedere alcuni uomini, perché anche queste entità seguono i loro obiettivi. Ora, posso capire che questo per la maggior parte delle persone possa essere qualcosa di fantascientifico, no? Gli arconti o i rettiliani o tante altre cose. Però è qualcosa di assolutamente reale, comunque lo vogliamo chiamare. Perché ci sono ovviamente delle entità che intervengono su determinati gruppi di uomini che possono far parte sicuramente di certe famiglie che hanno all'interno una lunga tradizione, una lunga esperienza di manipolazione, oppure anche gruppi diversi, gruppi che sono più
facilmente influenzabili, manipolabili. In realtà questi esseri manipolano un certo gruppo di persone che rimane occulta e queste persone poi riconoscono attraverso determinate modalità delle altre persone, magari le trovano perché stanno studiando a Stanford oppure a New York University o alla Bocconi o quello che è, Che possono le essere individuano funzionali come esattamente. ai loro interessi, chiarissimo. E queste sono poi quelle che noi vediamo, no? Nel WEF o nel Bilderberg. Crediamo che siano loro i protagonisti. Loro non sono i protagonisti, loro sono dei burattini. Sono dei burattini a cui viene donato di tutto, denaro, potere, donne, uomini, bambini e quant'altro. Sono persone ricattabili, che vivono una vita straordinariamente ricca, apparentemente felice, e che sono semplicemente degli yes men che devono ubbidire a qualsiasi cosa gli viene imposto, perché se non ubbidiscono, sappiamo come vanno a finire. Il caso Piero, questo ha a Epstein che potrebbe fare. fare storia rispetto a questa. Non ho capito, scusa. Il caso Epstein potrebbe fare storia rispetto a questa tua ipotesi di lavoro? Vabbè, io lo chiedo, giusto? Epstein è perfettamente in linea. Epstein è da manuale. Ok, va bene, era giusto per. Ma queste tipologie di persone hanno a che fare con il concetto di uomini locusta di cui parla Steiner? Anche è possibile, è sicuramente possibile. Diciamo che gli uomini senza io, di cui non parla solo Steiner, ma parlano tantissimi studiosi e ricercatori, da Goethe a Massimo Scaligero a Castagneda, eccetera, eccetera, sono delle persone, degli esseri apparentemente degli esseri umani che però non hanno l'io, che quindi non hanno la parte spirituale. Per una serie di motivi che non è questa la sede di toccare, questo essere che si incarna, c'è una nascita, l'io, la parte che dovrebbe entrare nell'essere umano che si incarna, non vi entra e quindi sono esseri dotati di corpo e di anima. Ma non hanno la parte immortale, quindi quando l'essere fisico muore, loro spariscono, non esistono più, non c'è più una persistenza, no? Perché non è entrato l'entelecheia che doveva farne essere un essere umano, per così dire. Ovviamente questi esseri, che sono tanti, sono veramente molti, sono esseri che se vengono trattati comunque in modo amorevole e vengono in qualche modo tenuti, perché è molto difficile accorgersi di esseri senza io, non è una cosa semplice, per cui la maggior parte di noi sostanzialmente vive nell'anima, l'io si esprime pochissimo, quindi noi viviamo soprattutto nell'anima, quindi sembrano degli esseri come tutti gli altri, con le loro emozioni, con le loro gioie e dolori, ma sono esseri a cui manca un elemento, appunto. Questi esseri ovviamente possono essere, essendo vuoti, possono essere riempiti, per così dire. Possono essere riempiti da entità particolari, che possono essere appunto entità demoniache. Sono esseri che per loro natura non provano rimorso, sono in grado di fare qualsiasi nefandezza senza nessun freno. E se ragioniamo un po', possiamo capire che di questi esseri ce ne sono parecchi, no?
anche guardando la cronaca oltre che la storia. Quindi è ovvio che alcuni di questi esseri, nel momento in cui sono funzionali a determinati obiettivi delle fratellanze oscure, chiamiamole sempre così, sono perfetti, perché non hanno nessuna remora, possono fare qualsiasi cosa, sono dei perfetti esecutori. E quindi nel momento in cui gli viene data ricchezza, potere, e altro, loro sono felicissimi di farlo. Sì, questo è un capitolo particolarmente inquietante per me. Non so se anche per te, Francesco. Non solo per te, lo è per tutti. No, diciamo un capitolo sì, inquietante, ma per chi appunto, come ha citato bene prima Piero, ha in qualche maniera dimestichezza, se non con Steiner, anche con Castaneda, sa che in quel percorso di conoscenza la presenza di Voladore, Sogli Arconti è quanto mai concreta e reale. Resta il fatto, e già nel tuo breve chiacchierare mi sono venuto un paio di domande, che è come ben dici, c'è un discrimine però rispetto a questa cosa, perché sicuramente molti di noi, anche qui che stanno seguendo questa chiacchierata, come dire, possono accettare in linea di principio, in teoria, la presenza di questi esseri, ma il discrimine è poi farne esperienza. Una cosa è il resoconto di una chiacchierata, una cosa è incontrarli o comunque percepirne, perché hai fatto una serie di pratiche, un percorso, hai fatto il tuo cammino e alla fine ti impatti con il loro operato all'interno della sua vita e lì capisci più che non è una pura disquisizione teorica, è un dato oggettivo. È l'esperienza, è la pratica che rompe la grammatica. Quello è il primo passaggio a cui magari ti chiedo di fare una sottolineatura. L'altra cosa è estremamente interessante sentirti parlare e affiancarci anche il tuo percorso giornalistico. Mi porta a chiederti quante poi delle tue conoscenze in ambito giornalistico accettano questa descrizione del mondo oltre a quello materiale. Mi sembri quasi un, come dire, ecco, come direbbe Alessio, una pecora nera o una pecora fuori dal gregge. Guarda, la prima domanda, dunque, la questione, questa è una questione veramente molto delicata. Steiner ne parlò in pochi momenti, ne parlò in un ciclo che era dedicato ai sacerdoti della Christengemeinschaft, e dice espressamente che chiunque parli di queste cose verrà attaccato ferocemente. Io lo sono stato con i miei saggi sugli uomini senza io e continuo ad esserlo, perché c'è comunque, ci sono comunque persone che dicono no, non si deve parlare di queste cose perché sono cose estremamente riservate ed esoteriche. A queste persone io rispondo, in primo luogo mi prendo la responsabilità di quello che faccio, in secondo luogo, da quel momento in cui Steiner ne ha parlato sono passati 100 anni. Il mondo è cambiato radicalmente, determinate cose che erano occulte, vale a dire nascoste, oggi sono manifeste. E avere degli strumenti e dei contributi per comprendere meglio il mondo che ci circonda, secondo me, è doveroso. Quindi lo continuo a fare. Non entro assolutamente nel merito del come e perché riconoscere le persone che eventualmente possono essere degli Ich lose Menschen, come si dice in tedesco, come lo chiamava lui. Perché questa non può esistere questa cosa, nel senso che ognuno di noi deve accogliere con umiltà e con semplicità questa conoscenza, ma non incominciare ovviamente a dire questo, 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 perché sarebbe Chiaro, davvero chiaro, un uso chiaro. Chiaro. improprio di questa cosa. Però sapere Certo. che esistono degli esseri che possono essere strumento
di azioni nefaste, di azioni di crudeltà inimmaginabile, di azioni di potere senza confini. E beh, questo è importante capire il perché, perché spesso e volentieri ognuno di noi, quando vede determinate cose, le rapporta sempre a se stesso, no? Quando vede, faccio un esempio molto attuale, no? Di quello che sta avvenendo a Gaza, di questo genocidio senza limite. Ma come fa un essere umano, no, a dire, vabbè, lì c'è un terrorista in quel palazzo, butto giù tutto il palazzo con 150 bambini, 200-300 persone? Cioè, è una cosa talmente inumana, disumana, che si fa fatica a comprenderla. Perché si fa fatica? Perché noi ci rapportiamo a questo evento per quello che noi siamo, per cui ovviamente abbiamo un rispetto per la vita, per gli altri, in particolare per i bambini, eccetera. Quindi non c'è facile comprendere cose di questo genere. Allora, no, non dico che quelli che lo fanno sono senza io, attenzione, sto dicendo semplicemente che determinate cose vengono viste con un determinato punto di vista che normalmente è il nostro, dell'uomo equilibrato, che ha determinati sentimenti, che prova empatia per gli altri. Ora, immaginiamo che ci siano degli esseri che non sanno proprio che cos'è l'empatia, no? E probabilmente nella vita di ciascuno di noi è capitato incontrarne qualcuno, no? E questo era il primo discorso. La seconda domanda me la sono No, dimenticata. era in riferimento alla categoria dei giornalisti, in qualche maniera Ah, sembri essere più una no. mosca bianca o una pecora nera, vedi un po' tu quale colore ti piace di più, perché non mi sembra che il resto della tua categoria, come dire, nell'analisi che ha fatto del mondo, abbia accettato questo tipo di descrizione della realtà. Non lo fa, generalmente. Pazienza, non so che dirti, no? Francamente non mi sono mai posto il problema, nel senso che, voglio dire, nel momento in cui, come persona, umana, ho sempre cercato di trovare una conoscenza dietro le cose, un aspetto che mi facesse capire che cosa si nasconde dietro gli eventi, per me è stata una cosa naturale, che poi gli altri lo facciano o non lo facciano è un problema loro, nel senso che ovviamente io lo posso fare perché sono in pensione, diciamo così, ma anche quando non lo ero l'ho fatto, insomma devo dire che forse erano tempi diversi, probabilmente oggi sarei sotto un ponte con il cartone a dormire se avessi dovuto dire quello che pensavo. Però ho sempre detto nella mia vita quello che pensavo e continuo a farlo. Quindi per me è stata una cosa non solo naturale, ma necessaria, indispensabile. Perché se io mi devo fermare al pregiudizio, come dire, a un giudizio già scritto, già prefissato per inquadrare un certo evento, beh, non faccio il giornalista, insomma, faccio il manovale, l'operaio, non so cosa posso fare. Non ha nessun senso per quanto mi riguarda. Certo. Riprendiamo il filo del discorso, allora che abbiamo fatto un inciso interessantissimo, però riprendiamo da dove eravamo rimasti. Stavi dicendo che siamo in un momento che è un po' equivalente a quello della Rivoluzione francese di cambiamento e che non sappiamo sostanzialmente come avverrà e che cosa ci sarà dopo questo momento di cambiamento. Sì, dunque, il cambiamento è radicale. È radicale perché ci siamo trovati in questi ultimi 2 o 3 anni a vivere delle realtà che erano addirittura inimmaginabili fino a 5, 6, 10 anni fa. Questo ovviamente
Questo è un vantaggio che abbiamo noi con qualche anno sulle spalle, perché i millennials o quelli che hanno incominciato a aprire gli occhi in quest'epoca ben difficilmente si potranno rendere conto di un mondo upside down, completamente capovolto. Però c'è da chiedersi a questo punto come è stato possibile tutto questo, come è stato possibile giungere a questo livello di inganno globale, e qui lo chiamo con la definizione di un caro amico Massimo Mazzucco, con cui ci vedevamo spesso quando vivevamo entrambi a Los Angeles, e quindi Che salutiamo, è un scambiavamo. amico del canale che salutiamo. Assolutamente sì. È un caro amico, anche se ovviamente su questi argomenti non ci trovavamo d'accordo. Ci trovavamo d'accordo sulla sua analisi, che è veramente molto, molto ben fatta, molto accurata, ma sulla parte spirituale, non ci trovavamo d'accordo. Anche Ma va se bene, devo quindi. dirti che io ho la sensazione che tutti quelli che bene o male hanno capito come si stanno svolgendo le cose, quello che c'è dietro, un semino Sì, di sì, sì. qualcosa che va oltre c'è. Lo Guarda, si questo l'ho sente. sperimentato soprattutto con Giulietto Chiesa. Chiesa. Ecco, Giulietto, anche lui è un carissimo amico, che si stava avvicinando alla scienza dello spirito. Lui stava leggendo libri di Steiner, proprio purtroppo poco prima di lasciarci. E ne avevamo parlato, insomma. Mi ricordo che quando ci chiamò un gruppo di persone per creare questa associazione, questo centro di gravità. Io feci una presentazione parlando del pensiero come realtà spirituale, no? E lui, quando mi ritornai a sedere, mi si avvicinò e mi disse: bellissima cosa, è meraviglioso quello che hai detto, interessantissimo. Perché si stava occupando, aveva fatto questo per. E rimasi anche un po' stupito, perché voglio dire, un uomo che è partito dal sindacalismo per fare il giornalista, ha vissuto 20 anni in Unione Sovietica, e quindi con una certa visione politica ben determinata, aveva avuto quella libertà interiore, ecco, questo è quella libertà interiore, quella capacità di essere spregiudicato, quella capacità di avere interesse e meraviglia rispetto a tutto quello che accade, cercando delle possibili interpretazioni anche fuori dal coro, no? E quindi nel suo caso questo percorso lo aveva portato proprio a questo, anche se poi non ha potuto esplicitarlo fino in fondo. Però, nella maggior parte dei casi, ovviamente, come dicevi, non è così. Allora, no, chiediamoci un attimo come l'inganno globale ha potuto attecchire. Ci Allora, il interessa questa primo. analisi moltissimo. Sì, guarda, credo che qui non sia una cosa anche abbastanza semplice, basta fare qualche considerazione anche basata sui fatti storici ed economici. Il primo punto è quello di una egemonia culturale completa, totale, assoluta. Cioè, in Italia sono 6 famiglie che hanno tutti i media, quindi giornali e televisione. Abbiamo visto che questi giornali e queste televisioni sono oramai completamente comprate dai contributi pubblici, perché sostanzialmente una volta, cioè finché io lavoravo nell'ambito giornalistico, che cosa c'era? Questo è interessante da capire perché è un po' la spiegazione anche di quello che accade, per cui le persone non hanno magari idea di questi fatti. L'uomo della strada non lo capisce, cioè noi vivevamo in un'epoca in cui, che ne so, Repubblica aveva 1,5 milioni di copie, il Corriere della Sera 2 milioni di copie e così via. La gente andava in edicola, comprava un giornale, questo giornale ovviamente aveva delle penne di riferimento, per cui tu leggevi l'articolista di turno che ovviamente sì, faceva il
seguiva la linea politica del giornale, però aveva un certo range di libertà. Avendo milioni di copie, la pubblicità veniva fatta pagare non poco, no? Perché ovviamente c'è il costo contatto, quindi se tu vendi 100.000 copie o ne vendi 1 milione, ovviamente puoi far pagare le tue pagine di pubblicità diversamente, 10 volte di più o di meno. Detto ciò, il giornale si basava sulle vendite in edicola e sulla pubblicità, oltre che sui contributi statali. Quando è entrato in campo internet, c'è stata una completa deregulation, cioè ovviamente le vendite hanno cominciato a calare, ma anche la pubblicità ha cominciato a essere deregolata. Io avevo una rivista internazionale all'epoca che vendevo le mie pagine abbastanza bene perché era distribuita in tutto il mondo. Ero editore e quindi andavo a presentare le mie riviste alle grosse aziende. E un amministratore delegato amico di un'azienda mi disse: "Guarda, io compro le tue pagine, ma sappi che con la stessa cifra che compro una tua pagina, compro la pagina di Repubblica, che aveva ovviamente dichiarata 10 volte tanto, 15 volte tanto la mia tiratura". Quindi questo mi fece capire che questo mondo si stava completamente trasformando, per cui non c'era più una base di certezza. Quindi i giornali, e questo vale anche per le televisioni, perché anche lì c'è un rapporto del costo contatto per quanto riguarda l'advertising, la pubblicità. I giornali perdettero le vendite alle edicole e perdettero gli introiti pubblicitari. Questo cambiò completamente il mondo dell'editoria. Perché con internet la parola magica era gratis. Perché io devo andare a spendere 1.000 lire, 1 euro, quello che era anche all'inizio degli anni 2000, per comprare un giornale che mi racconta ciò che è successo ieri, quando io posso leggere sul web quello che succede ora, in questo momento. Questa situazione è andata sempre più degenerando. Quindi i giornali sono stati acquisiti da gruppi che non hanno interesse, come era prima, quello in gran parte, adesso poi ci possono essere delle eccezioni, quello dell'editore che voleva comunque fare business. Sono anche dei voti a perdere che servono semplicemente come megafono di chi? Del potere, ovviamente. Quindi questa egemonia delle poche famiglie, dei pochi gruppi, è stata completamente smascherata all'inizio della pandemenza, per il fatto che hanno ricevuto decine di milioni di euro e non paghi di aver acquisito, comprato tutti i giornali e le televisioni, sono andati a comprarsi, quindi facendo dei finanziamenti, anche le piccole emittenti, i piccoli giornali, cioè il giornale di Rocca Cannuccia, perché anche nel giornale di Rocca Cannuccia non deve uscire che ci sono stati 10 morti per vaccino, per intenderci. Non so se è chiaro il concetto. Quindi hanno comprato tutto. Una volta che il potere catafratto, che è quello che noi vediamo adesso, possiede tutte le voci, tutti i megafoni, e ti racconta la stessa fake news da tutte le parti, dalla televisione, dal giornale locale, dal giornale gratis, dal giornale a pagamento. E beh, è ovvio che c'è un imbonimento completo della pubblica opinione. Questo è il primo discorso. E chiaramente da questo nasce poi anche la censura, perché ovviamente se il giornalista oggi che vuole fare un'inchiesta, no? Tranne pochissimi casi, va dal caporedattore e gli dice: "Guarda, ho fatto questo articolo, questo servizio qui, è documentato, questo smaschera questo personaggio o questa cosa,
va pubblicato in prima pagina, no? Sbatti il mostro in prima pagina. Il caporedattore prende il pezzo, fa una chiamata al direttore e poi richiama il giornalista e gli dice: guarda, e glielo strappa davanti, ammesso che ci sia ancora la carta. Nel senso di dire non è pubblicabile. Ma come? Ci sono tutte le prove, i nomi. Mi dispiace. Ma guarda, quella è la porta. Se vuoi andare, vai. E comunque non troverai nessuno che ti dà un computer o una sedia. Quindi la censura non è più esterna, è interna oramai ai media, capisci? Sì, è implicita ormai. Esatto, questo è oltretutto collegato ad un altro fatto, che quando noi prendevamo il tesserino di giornalista dopo l'esame, tutte le varie cose, avevamo magari uno stipendio, avevamo un posto a tempo indeterminato, potevamo andare in banca a chiedere un mutuo per comprarci casa. Avevamo delle cifre anche ragguardevoli, no, per il nostro lavoro. Oggi un giornalista viene pagato qualcosa come un decimo, se non un ventesimo, di quello che noi venivamo pagati a cartella, senza nessun posto a tempo Senza nessuna indeterminato. protezione da questo punto di vista, sì, Esatto, quindi infatti. che cosa può fare Mario Rossi che entra felice dopo essersi fatto il mazzo col tesserino in mano? Niente, non può fare niente, non ha nessun tipo di leverage sulla situazione. Quindi o copia la velina, perché oggi come oggi è solo copiare le veline delle agenzie di Stato, o copia la velina o cambia lavoro. Sì. Questa Tra l'altro, situazione. guarda, stavo per l'appunto, adesso avevo fatto questa, non so, un elemento in più, che è una sottolineatura di quello che stavi dicendo sostanzialmente. Stavo dando un'occhiata, non ho trovato il dato 2024, vabbè, ma insomma è un mese, quindi c'è un evidente calo delle vendite sia per il giornale cartaceo ma anche per l'online. Solo diciamo, una situazione per tutti i giornali, non c'è, come potete vedere, tra l'ottobre 2022 e l'ottobre 2023 c'è un calo su tutte le testate per le vendite individuali del cartaceo. C'è qualcuno che ha un segno in positivo perché combina, diciamo, il cartaceo con l'online. Ma stiamo parlando del Corriere dello Sport e di tutto sport. Per il resto, come potete vedere, vabbè, io ve li faccio vedere. È un po', ecco, la Gazzetta dello Sport. Per il resto, guardate voi, io sto prendendo i dati del sito. È tutto in calo. Quindi la descrizione che hai fatto, per quanto crudele, è assolutamente dentro, insomma, l'ordine delle cose. È ovvio che poi all'interno di questa situazione le vendite o quello che è vengono anche erose dai risvegli, dal E fatto che certo. un numero sempre superiore di persone, anche se una minoranza, si rende conto che quelle che gli vengono propinate sono delle menzogne colossali, Baggianate, certo, baggianate. squidedali proprio. Ecco, e questo è il secondo punto, no? Allora, il primo punto, appunto, è l'egemonia culturale e quindi la censura congenita all'interno dei media. Il secondo punto è la falsificazione della storia. La falsificazione della storia e anche del presente. Se qualcuno si ricorda il buon George Orwell con Certo. 1984, in cui Sì. continuamente la storia veniva cambiata, no? Prima erano loro i buoni, poi loro i cattivi, questi erano gli alleati, questi erano i nemici. E questo viene fatto costantemente. Cioè, la storia che ci viene raccontata, e lo diceva già Steiner per scomodarlo ancora una volta 100 anni fa, è una fable convenue, una favola convenuta, non ha niente di reale. Solo una, cioè, non saremmo qui per un'ora o 2 ore, ma per 2 giorni per raccontare tutte le baggianate che vengono raccontate, che vengono credute. No, il nostro l'amico, il compianto amico Giulietto Chiesa,
già nel 2010-2011 fino al 2014 indicò con estrema chiarezza quello che stava succedendo in Ucraina e disse che ci sarebbe stata una guerra in Ucraina. Dopo Maidan la cosa era evidente. Quindi tutto quello che è stato raccontato è completamente falso. Se tu vai per strada e chiedi ma quando è scoppiata la guerra russo-ucraina, e ti diranno il 24 Certo, febbraio del del 2021. tutto così per quanto riguarda Israele e la Palestina, cioè Il voglio 7 dire, ottobre, certo, non, prima parte non è successo niente, chiaro, chiaro. esatto dal documento, no? Quindi tutto questo, tutta questa storia, nel momento in cui tu la racconti in questo modo, non può che avere un obiettivo, uno sviluppo, no? Ed è una falsificazione, una completa falsificazione della storia. Quindi, grazie alla falsificazione del passato, noi siamo in grado oggi di falsificare anche il presente. E questo è estremamente funzionale all'obiettivo delle fratellanze oscure, sempre per citarle, no? E questo è il secondo punto. Il terzo punto, ripeto, il keyword, la chiave di volta è come siamo potuti arrivare dove siamo arrivati. Il terzo punto è evidente, perché chiunque abbia un minimo di cellule grigie ancora funzionanti lo comprende, ed è la paura. È stata utilizzata la paura, il terrore, per poter ottenere determinati risultati. Avevano già incominciato dall'11 settembre, avevano incominciato molto prima, però le cose più eclatanti, con l'11 settembre abbiamo incominciato ad avere paura di volare, avere paura di andare in un museo perché ti mitragliavano, abbiamo incominciato ad avere i problemi della boccetta di coso dentro l'aereo e no, 100 grammi. Cioè, la paura è stata quella che ci ha portato, in qualche modo, ad alienarci dal mondo e dagli altri. Attenzione che sono cose importanti, non è soltanto quella esteriore che dobbiamo considerare, come dicevo all'inizio, ma anche quella interiore. La paura è qualcosa di paralizzante, paralizza le forze dell'io, paralizza le forze della coscienza, non ti impedisce. Cioè, ti impedisce di pensare, ti impedisce di agire consapevolmente. Quindi, nel momento in cui hanno trasformato un'influenza più seria delle altre in un male incurabile che ti porta sicuramente a morte con tutto quello che abbiamo visto a livello mondiale, noi siamo entrati nell'epoca della menzogna globale. Il globalismo, che era tanto bello, tanto piacevole, potevamo fare l'Erasmus e mandare i figli a Lisbona o a Barcellona o a Stoccolma, adesso è diventata la malattia globale, è diventato il terrore globale, è diventata la formattazione delle menti globali. Quindi questo è il terzo punto, la paura. Cioè, è sempre interessante ricordare quell'episodio durante il processo di Norimberga, che venne chiesto a Göring: ma come avete fatto a Ripetendo mille volte la condizionare tutto bugia, un popolo? diventa la verità. Ma guarda, voi nazisti, ma dice, non è una questione di nazisti, lo possono fare i nazisti, i comunisti, i socialisti, i democratici. Se voi riuscite a terrorizzare le persone, il popolo, faranno quello che gli dite. Quindi questo è stato il terzo punto. Ripetere anche mille volte una bugia, questa alla fine diventa una verità. E questo era Goebbels. Goebbels, infatti. Senti, in questo meccanismo credo possa rientrarci naturalmente a pieno titolo. Hai citato bene uno dei romanzi distopici più famosi, e anche Aldous Huxley, la creazione di una neolingua che in qualche maniera, un linguaggio nuovo, trasforma il senso e il significato delle parole. Quindi la guerra è diventata pace, la salute è diventata malattia, siamo malati, ma siamo, com'era il termine, adesso mi sfugge, siamo, vabbè, mi sfugge. Malati
Cosa? Malati asintomatici. Asintomatici, Ah, sì. Sì, bravo. Insomma, si è trasformato un intero blocco di significati che poi danno senso alla realtà che ci circonda, è proprio quella che la tiene in piedi, trasformando nelle loro teste e così, nelle nostre teste, così hanno aggiunto, diciamo, ancora smarrimento su smarrimento e paura. Anche questo forse ha contribuito. E anche di questo Steiner parlò con estrema lucidità 100 anni fa e disse: attenzione a come vengono usate le parole, perché voi vedrete che queste fratellanze oscure, Sì. stiamo parlando di 100 anni fa, 1917, più di 100 anni, Sì. queste fratellanze oscure invertiranno il Sì. senso delle parole, diranno una cosa per dire esattamente l'opposto, no? Sì. C'era Ferdinand de Saussure, il padre della linguistica moderna, che distingueva tra significato e significante, no? Il Certo. significante è la parola, il significato è quello che tu attribuisci alla parola, Certo. no? Quindi nel momento in cui tu dai un significato antitetico a quel significante, e tu continuerai a mentire. Questa è la menzogna proprio del linguaggio, la menzogna Sì. propria di questa cosa. E oltre a questo, E diciamo che c'è anche l'appiattimento del simbolo, no? Il simbolo che viene ridotto a segno, ed è un'operazione che stiamo vedendo in un modo veramente vergognoso, ad esempio con questo famoso discorso della Cortellesi, no? Che è stato rimbalzato e discusso da tutte le parti, in cui c'è proprio questa dimensione profonda del simbolo, dell'archetipo, che viene riportata su un piano bidimensionale e perde completamente la sua profondità, diventa una storiella, come dire, diventa ideologia, no? Quello che un tempo era invece un racconto archetipico. Beh, è lunga pezza che quello che era l'archetipo delle fiabe è stato completamente svilito. Insomma, non vado a scomodare questi personaggetti attuali per provare o dimostrare queste cose. Si è perso completamente, perché si è persa la dimensione spirituale. Perché oggi come oggi siamo in grado di considerare le favole soltanto cose per i bambini. Così come consideriamo i miti, per esempio, i miti più antichi, la mitologia più profonda, o anche delle realtà spiritualmente fondate, semplicemente come delle sciocchezze di un'umanità ancora bambina. Per cui, essendosi perso questa dimensione spirituale, le due sfere di cui parlavo all'inizio, cioè la sfera esteriore e quella interiore, la sfera spirituale e quella materiale, non riescono a fare matching, ovviamente, ne vediamo o una o l'altra. Quindi questo è un elemento che ci ha portato direttamente, proprio senza passare per il via, allo stato di profondo declino in cui noi stiamo vivendo. Il quarto punto che volevo citare per comprendere meglio, perché sono quattro, secondo me sono questi quattro elementi che possono spiegare sia da un punto di vista esteriore, che anche da un punto di vista spirituale, lo stato di fatto della situazione in cui ci troviamo, è il principio di autorità. Il principio di autorità è fondamentale, no? Che cosa abbiamo visto durante la pandemia? No? Parlavi con qualcuno, dicevi: guarda, fai attenzione. Ma scusa, ma tu sei un virologo? No, allora stai zitto. Ma scusa, tu sei medico? No, ma allora che vuoi parlare? Oppure, no, adesso chiacchiere da bar, Putin, Zelensky, ma scusa, ma tu sei, ti occupi di geopolitica? No, allora state zitto, ma che vuoi? Segui gli esperti. Gli esperti che vanno in televisione, loro sapranno come stanno le cose. Io mi fido degli esperti. Principio di autorità. Però attenzione, guardiamolo da un altro punto di vista, questo principio di autorità, che è stato alla radice di quello che è avvenuto, perché noi abbiamo avuto dei personaggi, non diciamo aggettivi, perché altrimenti andiamo, ci denunciano, ma abbiamo avuto dei personaggi veramente bizzarri che hanno detto delle castronerie sesquipedali e hanno potuto
comunque mantenere le loro posizioni, arricchirsi, mentire spudoratamente e fare tutto quello che vuoi. Perché tutto è stato fondato sul fatto che tu, uomo della strada, non hai la competenza per giudicare o per capire, no? Questa situazione. Il virus è nato a Wuhan dal pipistrello, dal pangolino, Dal dal dolore pangolino che hanno all'orecchio, fatto la poi moda. è entrato al panno. Ok, quindi, ma che cosa vuol dire da un punto di vista spirituale questo? Questo è esattamente il ribaltamento di quello che è il senso dell'opera più importante di Rudolf Steiner, la filosofia della libertà. La filosofia della libertà avrebbe potuto essere l'unica opera di Steiner, l'opera conclusiva delle sue due precedenti, se fosse stata colta dagli esseri umani, se fosse stata compresa, compreso il suo senso. Ma mi riferisco in particolare a questo. Lui ribella a quello che è il principio di Kant, no? Il principio di Kant che ci sono dei limiti nella conoscenza. Io vedo qualcosa sul piano fisico, questo qualcosa è un fenomeno, ma io non so se questo fenomeno è così come lo vedo. Allora ipotizzo il noumeno, la cosa in sé, che sta dietro il fenomeno. Voglio dire, se io vedo questo bicchiere con gli occhi, è fatto in questo modo, ma se lo vedo con i raggi X, se lo vedo col microscopio, se lo vedo con un elemento che ne vede soltanto la parte energetica, sarà completamente diverso, quindi io non posso sapere com'è questo bicchiere. Quindi ci sono dei limiti della conoscenza. Steiner dice no, non ci sono i limiti della conoscenza. Semplicemente noi abbiamo dei sensi che hanno in qualche modo delle percezioni, queste percezioni arrivano fino a un certo punto, al di sopra di queste percezioni ci sono degli altri sensi che noi possiamo sviluppare, che sono i sensi spirituali. Con questi sensi noi abbiamo la possibilità di avere delle conoscenze più approfondite, più ampie del mondo, del cosmo e di noi stessi. Quindi ogni essere umano, nei suoi limiti ovviamente, ha la possibilità di avvicinarsi alla verità. E il suo obiettivo, l'obiettivo di ogni essere umano, è proprio quello di avvicinarsi sempre più alla verità delle cose, la quale è ovviamente multilaterale, perché le cose debbono essere viste da molti punti di vista, e questo mi riporta all'incipit, cioè al discorso che non dobbiamo guardare le cose solo dal punto di vista materiale, ma anche da quello spirituale. Detto ciò, questo atteggiamento che hanno imposto all'umanità è realmente quello che io potrei chiamare una filosofia della schiavitù, non della libertà. È stata imposta all'uomo, all'intera umanità, attraverso una serie di decisioni che vengono da lontano e che hanno cominciato a manifestarsi in questo momento di transizione fondamentale per la storia umana e che tendono a incarcerare completamente l'essere umano da un punto di vista sicuramente fisico. Pensiamo al Klaus Schwab del non avrei nulla e sarei felice, ma soprattutto da un punto di vista spirituale. È una volontà di schiavizzare, di ridurre in schiavitù l'essere umano. È una guerra all'uomo, quella che stiamo vivendo. Sì, allora questa sera mi sento particolarmente gioioso perché veramente, allora, avevo già intuito che con Piero sarebbe stata una puntata scoppiettante, ma questa modalità che hai tu di portarci all'attenzione di tante, questa è maieutica veramente, stai facendo di noi delle persone che cercano dentro se stesse quegli elementi per poi trarre fuori la realtà, la verità che in qualche maniera ci circonda, senza neanche volercela più di tanto, insomma, cioè ci stai portando degli elementi che sono talmente di evidenza che alla fine non si può che riconoscere,
oggettivamente è andata così. Senti, questo principio di autorità a cui facevi riferimento, naturalmente no, ma tu che sei virologo, no? Quindi stati zitto, oppure tu sei, ti occupi di geopolitica, no, quindi non ne puoi capire queste cose che trattano della situazione del conflitto in questo momento in Ucraina, in Palestina, in Israele, dovunque esso sia. E poi c'era un principio di autorità che era dettato da una presenza anche pervasiva di figure, in qualche maniera noi avevamo come riferimento. E va bene il Presidente del Consiglio, abbiamo visto il Presidente della Repubblica, abbiamo visto i massimi esponenti del sindacato, abbiamo visto il Papa, che tutti, come dire, in qualche maniera spingevano nella stessa direzione. Quindi l'uomo comune, in qualche maniera, alla fine, come dire, gli è venuto addosso questo principio di autorità. Per cui, vabbè, se quelli che sono i riferimenti principali del mondo spirituale, del mondo politico, del mondo economico, gli influencer, i VIP, cioè c'è stata tutta una costruzione della comunicazione intorno a questo principio di autorità, non solo degli specialisti, che alla fine ha indotto le persone che in qualche maniera non erano strutturate o non avevano già cominciato un proprio percorso di ricerca spirituale, quindi questo li ha portati a non essere centrati nel momento in cui occorreva esserlo, che alla fine li ha fatti in qualche maniera implodere, collassare sotto il peso del principio di autorità. Assolutamente corretto. Aggiungerò anche il Dalai Lama. Già hai ragione, mi sono dimenticato di questa figura. Cioè ci sono tutti, quindi, schierate. Era un polotone di esecuzione, ecco. Ci hanno sparato tutti addosso. Quindi è ovvio, no? Anche rispetto ai miei colleghi, amici, chiamiamoli complottisti, ma è soltanto una battuta per fare i simpatici, perché insomma non si tratta di magari essere complottisti, ma si tratta di analizzare, di scavare delle cose per cercare delle cose più approfondite. Però anche nei casi in cui molti di questi colleghi o amici gioiscono perché c'è il giudice di Canicattì che sta facendo una denuncia Speranza sì. Conte o a Draghi, perché sì. Cioè, a me mi fa sorridere questa cosa, perché nel momento in cui, come hai giustamente notato, tutti i vertici del mondo, sì, non della provincia di Roma, hanno deciso che la verità era quella, lo ritengo estremamente improbabile, no? Che ci sia qualcuno che dice, ecco, mettiamoli in galera, e invece la gente stappa lo champagne e fa le immagini con Speranza dietro il bar. come amici che mi hanno fatto un'intervista recentemente, un intervento come questo, chiedendomi che cosa pensassi della neutralità dell'Italia. Ragazzi, sì, è una bella storia, è un bel sogno, ma ci troviamo in uno Stato italiano in cui ancora non è stato reso noto alla popolazione qual è il contenuto del trattato segreto di Parigi, che del 48, che ci ha messo in ginocchio, e non sappiamo fino a quando dovremo essere sotto il tallone dell'invasore, perché così è la situazione. Abbiamo 120 basi americane, anche atomiche, sul nostro territorio e parliamo di neutralità? Cioè, non so, è meglio andare a prendersi uno spritz al bar. Sì. Sì. Allora, quello che dicevi prima è questo, sì, perché tu parli di maieutica. In realtà credo che questo sia l'unico modo di poter rivolgersi agli altri, non con una cultura, non con delle conoscenze, ma mettendo gli altri nella posizione di collegare degli avvenimenti, delle realtà, e imparare a pensare, no? Certo. Alessia ha parlato all'inizio di Massimo Scaligero, che ho avuto il privilegio di incontrare a 17 anni e di frequentare settimanalmente per 8-9 anni, finché lui ci ha lasciato. Bene, lui insegnava a pensare, non è che insegnava quello che erano i suoi pensieri. Insegnava a sviluppare i pensieri dell'altro.
Quindi era una scuola di pensiero, ecco, la maieutica di Socrate è un buon esempio, ma per essere liberi bisogna imparare a pensare liberamente. Non sarai mai libero se non hai un pensiero libero, perché la libertà sul piano esteriore non c'è, non ci può essere, perché la mia libertà finisce dove inizia la tua. Questa è una libertà sul piano fisico. Esiste una libertà del volere. Sì. Allora, ti Che mi sei sono frizzato. bloccato. No, Ti no, ti abbiamo sei frizzato un attimo. Vabbè, recuperato. niente, niente. Ogni tanto insomma, i mezzi sono questi. Internet ogni tanto singhiozza. Va bene, niente di che. Bene, benissimo. Alessia. Guarda, potremmo andare avanti ore, Giorni, senza. allora intanto facciamo due cose. Precettiamo Piero per una prossima puntata con su Scaligero, se gli fa piacere Sì. tornare, se non si è troppo, come dire, amareggiato per questa nostra puntata, se gli fa piacere tornare sul nostro format saremo contentissimi di averlo ancora ospite. Poi, nel frattempo che Ma direi anche riprendete, una seconda con parte di piacere. questa, perché non credo che Certo. stasera riusciremo No, ad no, 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 arrivare no, dove no, ci siamo no. prefissati di arrivare. No, adesso mettiamo ancora in cantiere qualche altra riflessione, dopodiché voglio ricordare gli amici che ci stanno seguendo da casa, già ho messo da parte qualche domanda che possono intervenire sul nostro format mandando qualche domanda, qualche riflessione al 353 3515 604, potete intervenire sulla nostra piattaforma di Telegram e potete mandare i vostri messaggi naturalmente sulla nostra chat di YouTube, lo sapete. O su Facebook, dipende su quale piattaforma siete collegati. Quindi avete tutti gli strumenti per interagire con noi. E credo che insomma questa sera l'argomento merita e soprattutto il nostro ospite merita qualche riflessione anche da parte vostra. Alessia, a te. Guarda, tra i concetti di cui ho letto sul tuo sito, che sono appunto mutuati da Steiner, particolarmente interessanti, ce n'è uno che so, tra l'altro, essere qualcosa che interessa molto a Francesco, ovvero il concetto di Akasha Arimanika. Adesso mi si è frizzato di nuovo, Credo che si è Piero, fritto. ahimè. Ci sei? Ci senti, Piero? Sì, ho Sì. visto, non so perché. Sì, Ok, mi sento adesso perfettamente. sei Va bene, tornato. Ok. ti sentiamo, ma possiamo andare avanti, dai. Quindi parlavamo un po' di questo Mi tema, devo di questa. muovere al rallentatore. No, va bene, vedrai che recupera. Sarà qualche lag di internet e col tempo lo recupera. Un po' il tema della tecnologia, diciamo, che in Sì. questo momento è fondamentale e che ha delle ripercussioni che vanno al di là di quelle di cui abbiamo parlato fino adesso, no? Questa è una Assolutamente. ripercussione che sicuramente non è una riflessione che viene fatta comunemente, per cui ci Allora, interessa. diciamo, facciamo questa sintesi funzionale. Intelligenza artificiale, transumanesimo e mondo spirituale hanno un punto di congiunzione o restano ambiti completamente distanti e separati rispetto al pensiero steineriano, il tuo, naturalmente. Allora, tutto questo, questa trasformazione che abbiamo visto nel mondo, quindi la technè, la tecnica che ha sostituito in realtà, il pensiero come lo conoscevamo, è un qualcosa che nasce proprio, dal profondo materialismo che noi abbiamo vissuto nella storia dell'umanità negli ultimi 2 secoli. Questo processo è un processo inevitabile nella storia umana, cioè l'uomo avrà a che fare sempre di più con la tecnologia, con la tecnica, questa tecnologia sarà sempre più pervasiva e ci sarà quasi in qualche modo una fusione uomo-macchina, quella che viene in qualche modo anche celebrata da personaggi alla Elon Musk o altri. Questo Arare. è una conseguenza. Harari, sì, lì c'è l'elemento teoretico che è veramente demoniaco. Diciamo che questo confronto dell'uomo con la macchina in qualche modo è
un percorso di creazione. Noi siamo stati creati dai pensieri degli dèi, per così dire, e in qualche modo l'uomo è quella che noi, che si chiama all'interno della scienza dello spirito, la decima gerarchia. Cioè siamo in un processo di trasformazione verso un elemento proprio di superamento anche della parte fisica e quindi di una evoluzione spirituale sempre più alta. È un processo di creazione quello delle macchine, è un processo di creazione che ovviamente avrebbe potuto andare in una direzione o nell'altra, avrebbe potuto andare verso una tecnologia morale o una tecnologia immorale. Noi siamo andati verso una tecnologia E immorale, te pareva te. dove sostanzialmente ci troviamo incapsulati in un elemento elettromagnetico che pervade completamente tutta la Terra, sostanzialmente. Questo elemento elettromagnetico, noi siamo soggetti a delle forze sempre più negative, no? Lo vediamo anche con le dipendenze dai computer, dai cellulari, dai videogiochi e così via. Per quanto riguarda la cascia invertita, è quella che viene sempre più in qualche modo celebrata come i big data. I big data sono qualcosa in cui sostanzialmente un numero, una quantità sempre superiore di dati di tutti gli esseri umani, quindi che possono essere dati biometrici piuttosto che email, telefonate, eccetera, viene in qualche modo conservata in un processo. In un processo elettromagnetico. Ora, da un punto di vista spirituale, questo è, come dire, la caricatura di quello che è l'Akash. L'Akash è questa realtà spirituale che circonda la Terra, in cui sono effettivamente conservati, perché sono conservati da un punto di vista spirituale, sono presenti da un punto di vista spirituale, quelli che sono, per esempio, tutti gli elementi della nostra vita, del nostro passato, anche delle nostre vite precedenti. Per cui è possibile indagare, essendo veggenti, no? Come fece Steiner, scrisse un libro, appunto, Cronaca della Cascia, Edoarchesi. e poter andare a rintracciare, sì, anche Edgar Cayce, sì. Andare a indagare, per esempio, anche le vite precedenti di alcuni personaggi, per comprendere meglio il senso della loro esperienza storica. Nel momento in cui tu però crei una conservazione di questi dati, dal punto di vista elettromagnetico, hai in qualche modo imprigionato le persone, no? E legato queste persone a questo elemento elettromagnetico, in qualche modo legandole a quella che Steiner chiama l'ottava sfera. Quindi una sorta di deviazione del normale e corretto progresso evolutivo della Terra, che è la quarta sfera, verso una zona, diciamo così, un territorio in cui il piano fisico ha la meglio, cioè quello che conta è il mondo fisico. Vuoi vivere bene, guarda quanto è bella la terra, guarda quanto è, ma perché invecchiare? Ma tu puoi vivere per sempre, no? I vari Harari, Schwab e quant'altro. Quindi non c'è nulla di spirituale, è bellissimo vivere qui, vinceremo le malattie, vivremo per sempre e ignoriamo completamente il piano spirituale. Questa è quella che
due parole, perché ne potremmo parlare per 6 ore, è l'immagine dell'ottava sfera. Verso questa ottava sfera vanno tutte queste direzioni, queste pulsioni, queste spinte a mettere i microchip nel cervello, a far sì che l'intelligenza artificiale possa raggiungere una sorta di coscienza o di consapevolezza e così via. Sì. Credo che la categoria dei giornalisti nei prossimi anni subirà un gran colpo rispetto a questa intelligenza artificiale, visto che ormai è dedita quasi da, è capace quasi da sola a scrivere articoli. Poi abbiano senso o meno, questo è un altro discorso. Però, considerando il grado di Certo, discernimento non dell'italiano medio, del cittadino medio, non credo che faccia poi tanta differenza. Anzi, sicuramente saranno articoli più funzionali al suo grado cioè li scriverà in maniera tale, l'intelligenza artificiale li scriverà in maniera tale da arrivare prima e meglio a obnubilare completamente la coscienza di tutti noi. Allora, detto questo, mi è piaciuta molto anche questa tua purtroppo. descrizione che hai fatto, lo so, purtroppo stiamo andando in quella direzione, perché in qualche maniera hai paventato questa gabbia elettromagnetica. Ricordo agli amici che ci seguono che a breve tornerà l'amico Maurizio Martucci sul canale con una serie di approfondimenti, proprio con una rubrica, un format che si chiama La Tecnogabbia. Lo sapete che lui si occupa appunto di 5G e tutta questa tecnologia. A breve dovrebbe ritornare sul canale. Perché hai paventato l'idea, e sono d'accordo, che questa tecnogabbia, questa gabbia elettromagnetica, un po' voglia scimmiottare quello che è invece un progetto di una realtà spirituale, che è l'Akasha, che invece ha una fonte assolutamente spirituale, spirituale e divina. Mentre questa tecnogabbia è più materiale e, se la diciamo tutta, di natura rimanica, se la vogliamo dire in termine steineriano. E a questo punto ti chiedo, perché lo chiedono, insomma, la domanda viene da sé, eccola qua: quali possono essere quelle comunità micaelitiche che in qualche maniera fronteggiano, si oppongono o fanno resistenza o trovano delle modalità per non ricadere in questo oscuramento, in questa prigionia che è detta da questa tecnogabbia e da queste spinte arimaniche che tanto imperversano oggi intorno a tutti noi? Saluto Ivia, che conosco, che ho visto è l'autrice della domanda. Sì. Bene, rispetto a quello che abbiamo detto, c'è un passaggio che magari ci manca per E giungere facciamolo. a questa domanda e quindi alla relativa risposta. Il passaggio è semplicemente quello di considerare il momento attuale con tutto quello che abbiamo visto, quindi con questo tipo di imprigionamento dei corpi e delle menti, e questa completa menzogna che ci viene propinata quotidianamente da tutti i vertici, quindi dai giornali, dai governi, eccetera. Quindi sostanzialmente, se uno deve guardare a questa realtà in maniera spassionata, deve giungere ad una conclusione: che non ci possiamo assolutamente aspettare nulla dall'alto, assolutamente nulla. Quindi, è inutile aspettarci dal giornale, dalla televisione, dal governo, dalle istituzioni, qualcosa che sia vero, reale, autentico e non diciamo neanche spirituale, perché insomma quello sarebbe proprio fantascienza. Fantascienza, sì. Per cui cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? No? Allora, se io fossi nella stanza ovale o al Cremlino, magari qualcosa potrei fare a livello mondiale, ma se non mi ammazzano dopo 2 secondi.
Ma se sto nello studio di casa mia, è difficile che possa fare qualcosa di tale potenza trasformativa. Allora io devo partire dal basso. Noi dobbiamo partire con i famosi piccoli fuochi di Giulietto Chiesa, i 100 piccoli fuochi. Perché? Perché soltanto quando una massa critica abbastanza notevole, numerosa di persone potrà accogliere determinati pensieri, questi pensieri si potranno in qualche modo incarnare sulla terra, potranno in qualche modo avere un'azione sulla terra. Nel senso che quando c'è il buio, un fiammifero rischiara una piccola zona, 100, 1000, 1 milione di fiammiferi cominciano a rischiarare delle zone più ampie. Ora, la domanda è più precisa, le comunità micaeliche. E questo è un argomento molto vasto, molto importante, che ovviamente richiede anche tempo e attenzione per non essere superficiali. Quindi In prima gli battuta dedicherei proprio bisogna dire. una puntata, diciamo, a questo argomento. Se per te va bene, se hai tempo, dedichiamo un po', piuttosto che, come dire, liquidarlo Credo di in sì. poche parole, Sì, allora forse è più dai, facciamo opportuno. solo un incipit e poi ci dedichiamo Credo una puntata. Dai, facciamo un incipit. di sì. Sì, vorrei soltanto, ecco, accennare ad un fatto fondamentale, che spesso ci sono delle verità fondamentali che all'interno di Feltham ha visioni del mondo complesse, vengono trascurate, perché c'è anche una sorta di bulimia spirituale, no? Leggi questo, leggi quest'altro, e poi perdi quei punti che sono dirimenti per comprendere la realtà. Allora, c'è un punto fondamentale a proposito delle comunità, ancora prima di arrivare alle comunità micaelite, che è questo. Noi nasciamo in una comunità perché nasciamo in una famiglia, abbiamo una lingua, no? Quindi facciamo parte della comunità del nostro paese, della nostra lingua. Abbiamo una religione, anche lì facciamo parte di questa comunità, poi abbiamo una comunità, che ne so, sportiva, di amici, di lavoro, quello che vuoi. Ma sono tutte delle comunità imposte, non siamo liberi, no? Ci troviamo a essere italiani piuttosto che turchi o che essere cattolici piuttosto che islamici. In realtà, quello che invece fa parte del futuro dell'essere umano è appartenere, creare una comunità libera. Perché? Perché nella comunità noi possiamo procedere spiritualmente, avanzare spiritualmente di più ulteriormente rispetto a quello che possiamo fare da soli. Perché? Noi abbiamo quattro tipi di coscienza. Abbiamo una coscienza di sonno senza sogni, in cui proprio non ci siamo sul piano della consapevolezza, una coscienza di sogno, una coscienza di veglia, in cui più o meno siamo svegli, più o meno. E poi ci dovrebbe essere una quarta coscienza, la coscienza spirituale. Bene, questa coscienza spirituale ci può venire soltanto se noi saremo in grado di aprirci all'essere dell'altro. Ecco l'importanza fondamentale della comunità. Essere aperti all'essere dell'altro. Questo ci fa procedere in modo diverso e ulteriore rispetto a quello che noi possiamo comunque e dobbiamo comunque mettere in atto da soli attraverso gli esercizi, quindi la meditazione, la concentrazione e tutti quelli che possono essere gli esercizi per sviluppare i nostri sensi spirituali. Ma c'è dell'altro che non possiamo fare da soli ed è appunto questo della comunità. La comunità, che sia una comunità di meditazione, una comunità di aiuto anche tra persone che sono vicine,
in cui si esprime il comune intento spirituale, l'empatia e l'accoglimento della diversità dell'altro, l'apprendimento del fatto che l'altro è qualcosa che a te manca e che ti insegna qualcosa. Quindi questo è fondamentale, questa è la base, il motivo per cui la comunità spirituale è fondamentale, è il fondamento dell'unica possibilità di uscire dal declino della nostra civiltà. Questo è enorme come affermazione, ma è così. Poi la comunità Piero. micaelita è un'altra questione più esoterica che potremmo sicuramente affrontare in futuro. Approfondiamo, certo. Senti, noi tendiamo a dare per scontato che in qualche modo questa transizione ci sarà e porterà sicuramente almeno una parte dell'umanità ad avere effettivamente a evolversi e a progredire verso questa nuova umanità. È veramente scontato che questo accada? È in crisi, Domanda da un milione di dollari. infatti. No, scontato, potrebbe essere, nel momento in cui non esistesse la libertà. Ora, se esiste la mia libertà, la libertà di chi incomincia a conquistare questo elemento di autonomia e di indipendenza, esiste anche una libertà più ampia, più vasta, che riguarda dei gruppi umani che lavorano spiritualmente. Quindi è nella libertà e nella responsabilità di questi gruppi umani che noi possiamo in qualche modo intravedere nel futuro questo elemento che non possiamo comunque dare per scontato, in nessun caso, né nell'uno né nell'altro senso. Il nostro progetto, il progetto uomo, è in questa direzione, di diventare degli dei sostanzialmente, di diventare degli esseri spirituali. E quindi il nostro progetto rispetto alle potenze favorevoli all'evoluzione è questo. Poi ci sono, come abbiamo visto, le potenze contrarie, come Arimane, come Lucifero, che tendono a portarci in un'altra direzione. Nell'interazione che noi abbiamo dentro di noi, perché queste potenze, il loro campo di battaglia è l'anima dell'uomo, è l'essere dell'uomo, nell'interazione di queste potenze, noi possiamo modificare noi stessi e il mondo circostante. Ricordo che se prima abbiamo parlato delle fratellanze oscure, non dimentichiamo che esistono anche quelle chiare, quelle luminose, e il destino della Terra è in mano alle comunità spirituali, anche quelle che nessuno conosce, soprattutto quelle che nessuno conosce. Come non conosciamo le fratellanze oscure, non conosciamo direttamente quelle luminose, non è che ci vengono pesate e ci dicono salve, io faccio parte. Quindi, in questo equilibrio, di forze si svolge l'elemento della libertà dell'uomo come singolo e come umanità, che può o non può giungere a determinate, mete. Comunque il singolo, diciamo, rispetto a un insieme di persone, subisce sicuramente l'influenza, diciamo, di quello de della comunità, adesso non intesa in senso stretto, in cui è inserito, però mantiene comunque pur sempre una libertà, una possibilità, giusto? Le comunità a cui mi sto riferendo sono comunità di assoluta libertà, cioè
cioè non, una comunità spirituale, no, spirituale veramente, no? Non di nome, non può in nessun modo coercizzare il singolo individuo a nessun livello, né a livello di dogma, né a livello di fede, né a livello di organizzazione. Una comunità spirituale è per definizione una comunità in cui si vive e si respira la libertà. Assolutamente. Altrimenti non lo è. È soltanto per finta. E questo è qualcosa a cui, diciamo, la maggior parte delle persone non sono pronte, e lo vediamo costantemente in questo continuo disgregarsi e mettersi l'uno contro l'altro anche all'interno di quei gruppi che sembrerebbero consolidati, che sembravano a un certo punto consolidati e che invece adesso penso anche ai gruppi, ai movimenti che volevano diventare, si proponevano di diventare dei partiti o comunque di avere un'influenza a livello politico. E che si sono sgretolati ancor prima di presentarsi per Sì. essere eletti e svolgere la loro funzione. Quindi diciamo che c'è una forte, in questo momento, quello che io posso vedere, c'è una forte impreparazione a questo compito. Allora, posso aggiungere questa riflessione? Sì, sono d'accordo con Alessia. Possiamo anche dire che quel famigerato, tanto cosa resta del mondo del dissenso, ma soprattutto il famigerato mondo del dissenso, forse, come dire, è partito zoppo perché non contemplava al suo interno una formazione anche di tipo spirituale, era tutto Un rivolto po', all'approccio sì. politico, economico, sociale, ma non spirituale, ecco. Quindi se zoppi, cioè se c'è una gamba in qualche maniera difetta, non è che corri troppo Sì, lontano. questa. No, è assolutamente corretto questa notazione. Voglio però aggiungere poi una cosa interessante, e questo è un aspetto esoterico che forse a molti può essere sfuggito. Noi viviamo a proposito delle comunità, no? In particolare comunità spirituali, che Alessia dice giustamente, non solo nelle comunità esteriori, politiche, eccetera, filitiche ci si accapiglia, ma anche nelle comunità spirituali. Noi vediamo che si separano i gruppi, si odiano, si insultano. Purtroppo è una cosa di tutti i giorni. È bizzarra, ma comunque è così. E allora c'è un retroscena questo che è piuttosto interessante, su cui fare una riflessione. Allora, noi nel periodo che passa tra la morte e la nuova rinascita, noi viviamo nel mondo spirituale a contatto con delle forze. Queste forze sono, diciamo, delle forze di attrazione e di repulsione, chiamiamole per semplicità di simpatia e antipatia. Okay? Quindi queste forze sono forze che in qualche modo impegnano fortemente la nostra anima in maniera che segnano il nostro destino quando noi entriamo nel mondo fisico, quando nasciamo in un'altra vita, in una vita successiva. Ci segnano, ci sono delle persone appunto che sono molto empatiche, altre persone che sono dei misantropi, altre, lo sappiamo, no? Inutile dettagliare questa cosa. Dunque, le comunità spirituali hanno un compito occulto, spirituale anche, oltre a quelli che abbiamo indicato prima. Il compito è quello di liberarci, di pulirci da questi elementi di antipatia, questi elementi di contrasto. Servono proprio a questo. La comunità spirituale, in cui noi ci apriamo all'essere dell'altro, serve occultamente affinché noi ci ripuliamo, tra virgolette, dalle forze di avversione a cui siamo stati in qualche modo soggetti nel cammino tra morte e nuova nascita. Ebbene, entriamo in una comunità spirituale e incominciamo a litigare. E questa è la cosa bizzarra. Cioè, la medicina che ci dovrebbe guarire, in realtà
in qualche modo non funziona e noi ricadiamo in questa avversione proprio all'interno di quel gruppo, di quella realtà che avrebbe dovuto farci guarire da questa avversione. Pensate a quanto è grave questo punto. Perché? Perché se noi affermiamo che il progresso della Terra, dell'umanità, e il superamento del declino dell'essere umano è affidato alle comunità spirituali, la responsabilità di queste comunità è enorme, pari a null'altro. E nel momento in cui queste comunità si accapigliano e non comprendono il senso del loro lavoro, tradiscono il compito fondamentale dell'umanità attuale. Voglio che sia ben chiaro questo. È chiaro, chiarissimo. Allora, ci avviciniamo alla conclusione di questa strepitosa serata. Naturalmente io ringrazio Alessia e Piero per averci fornito tanti elementi utili alla riflessione, per aggiungere tante chiavi di lettura utili a decodificare quello, insomma, che ci sta piovendo addosso. Volevo fare un passaggio veloce perché mi pare qualche movimento. Io ho dato un'occhiata sulla nostra piattaforma di Telegram. Se c'è, naturalmente gli lasciamo quei 10-15 secondi di lag, di ritardo che c'è con questa piattaforma. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, lo sapete, alzate la mano, vi accendo il microfono, vi sentiamo in voce, così potete sottoporci le vostre riflessioni. Se no, posto io qualche domanda che era arrivata sulla nostra chat di YouTube. Lasciamo ancora qualche secondo, ci spostiamo da questa parte. Così diamo modo anche ai nostri amici che ci seguono da casa di poter interagire con Piero. Ecco, dai, spostiamoci qua. Domanda, ecco. L'amico Giulio chiede: Akasha ed inconscio collettivo junghiano potrebbero avere gli stessi confini, le stesse caratteristiche? Beh, è una forzatura, no, non vedo una sovrapposizione. Nella cascia c'è un elemento di coscienza, non di inconscio. Nella cascia ci sono le azioni, cioè la controparte, la controimmagine delle azioni di ogni essere umano e quindi la sua storia. L'inconscio collettivo è qualcosa di molto più, come dire, indifferenziato rispetto a quello che è questo mondo, questa parte del mondo spirituale che viene chiamata con termine orientale Akasha. Bene, va bene. Alessia, non ho visto interazioni adesso sulla piattaforma di Telegram, credo che possiamo andare alle conclusioni e ai saluti finali. A te. Perfetto, allora dico, stasera è stata veramente una serata. Io, è come se mi fossi iscritta a un corso perché non Sì, ho la stessa brava, ho avuto la sensazione. stessa impressione anch'io. Ci ha preso proprio per mano Piero e ci ha accompagnato Sì. dentro una serie di ragionamenti utili, è quello che stavo provando a dire prima. Sì, infatti, è proprio così. Quindi adesso dobbiamo approfondire, siamo tutti, rimaniamo un attimo Grazie, così. grazie In attesa di ulteriori approfondimenti che sono assolutamente indispensabili. Ti ringraziamo tantissimo per questa serata e ci rivediamo presto. a voi. Sì. Piero, scusa, un'ultima cosa, se ti Grazie a dicessi, voi, è stato davvero un piacere. il piacere è stato nostro, sei precettato dal nostro punto di vista, poi dipende da te se ti fa piacere ritornare. Però una cosa te la devo chiedere ancora prima di lasciarci, se ti dicessi che per questo tuo tipo di approccio, di sforzo di lavoro, come te tanti state, che state portando avanti in questo momento per in qualche maniera destare le coscienze, c'è un prezzo da pagare, cioè niente gratis. Rispetto a questa cosa, poi magari chi lo paga dal punto di vista professionale, che viene un po' emarginato, chi lo paga dal punto di vista sociale, sul lavoro, voglio dire, viene un po' messo da parte, chi lo paga dal punto di vista delle relazioni umane perché gli amici non lo riconoscono più come a loro affini, chi lo paga anche in termini familiari, e molti di noi sono
insomma, si sono ritrovati magari a fare le festività da soli in questi anni piuttosto che stare insieme. Però c'è un prezzo sempre da pagare dal punto di vista energetico e dal punto di vista spirituale. Quindi, per ritornare all'idea di prima, in qualche maniera mi sembra che sei una delle poche persone che è stato disposta a pagare questo prezzo. Lo sai che niente è gratis, cioè il fatto di venire anche qui su questo canale a ribadire queste cose, una ricaduta ce l'ha. Guarda, ti potrei rispondere con proprio un termine steineriano, una frase sì. steineriana, e se manca il coraggio nulla ha senso, no? Il coraggio è la cosa veramente fondamentale. Personalmente mi sono sempre chiesto perché i nostri maestri ci hanno detto, ci hanno indicato questa incarnazione come un'incarnazione fondamentale. Non l'avevo mai capito. Come un'incarnazione ancora superiore ad altre in periodi particolarmente fondamentali della storia dell'uomo. L'ho capito all'inizio del 2020, perché ho capito che finalmente tutto quello che avevamo imparato, appunto la scuola di Michele o la via spirituale, era una preparazione a menare le mani. E io sono stato felicissimo di menare le mani dal primo istante. Bene. Quindi, bene. Mentre gli mi altri, piace mentre finire così. Ma infatti, era proprio questo che volevo sentire, bellissimo. Allora, e noi non possiamo fare altro che affiancarci, sostenere, a menare le mani anche noi. Sposare e fare nostra anche questa linea di condotta. Assolutamente. Bene. Grazie Piero, grazie tantissimo, esatto. Davvero. Grazie Alessia per averci dato questa opportunità. Grazie come a voi. Come al solito, prima di salutarci andiamo a guardare quella che è l'anticipazione della copertina di domani sera. Torna a ritrovarci Davide Ramunno in compagnia di Elisabetta Barberio, la caduta di Babilonia, i due papi e la fine dei tempi, un altro argomento che sicuramente ha molto a che fare con i piani spirituali che stiamo affrontando. Non mi resta a questo punto altro che salutarvi, darvi l'appuntamento sempre per le 21, sempre qui sulle Ali del Brugo, e come al solito ci lasciamo il nostro grido di battaglia: siate guerrieri e restate guardinghi sempre. Lo grazie. Sapevo Francesco, dovevi farlo dire a me. Ecco, finalmente te lo sei ricordato una volta. Porca miseria. Alla prossima, a domani Ale. Ciao, ciao, buona ciao, serata. Ciao 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 ciao.